Buongiorno, benvenuti a Omnibus. Parliamo della grande operazione di sinistra, come l'ha definita lo stesso autore Matteo Renzi, cioè del Consiglio dei Ministri di ieri, che avrete magari seguito anche nella diretta della 7, della conferenza stampa definita pirotecnica da quasi tutti i commentatori e i giornali, nella quale Matteo Renzi ha illustrato per una parte programmatica ancora delle iniziative di governo di politica economica, in particolare la promessa di dare nelle tasche degli italiani 100 euro al mese, insomma 1000 euro l'anno per i redditi che arrivano fino a 1500 al mese, e insomma questo sarebbero i famosi 10 miliardi, questa manovra di Renzi, la grande promessa. Altre promesse ce ne sono state, alcune invece sono già tradotte in decreti e avvii di discussione di disegno di legge, ma insomma di questo parliamo oggi con i nostri ospiti, cercando di farci largo, di capire qualcosa nelle cifre e soprattutto nella grande questione, ancora una volta, delle coperture. Allora vi presento subito i nostri ospiti, che sono Fabrizio Ravoni, buongiorno, giornalista economico del Giornale, buongiorno, benvenuto. Poi Davide Faraone, del Partito Democratico, che è membro della segreteria del Partito Democratico, buongiorno. Poi c'è Cinzia Bonfrisco, di Forza Italia, buongiorno, senatrice, che ieri era presente all'audizione del commissario per la Spending Review Cottarelli e che quindi è molto ferrata su coperture e problemi di questo tipo. Poi c'è Michel Martone, giuslavorista, che è stato vice ministro al lavoro del governo Monti. Buongiorno. E che ci diceva prima dell'inizio della trasmissione che ha anche un pizzico di invidia per le risorse trovate. Noi abbiamo fatto una riforma del mercato del lavoro che ha toccato l'articolo 18, che ha modificato il sistema degli ammortizzatori sociali creando l'ASPI, che è intervenuta su tante difficili misure, e l'abbiamo fatto avendo solamente 2 miliardi di euro per agevolarla, per intervenire e aiutare il mercato del lavoro. In questo caso si interviene sui contratti a termine e l'apprendistato avendo 10 miliardi di euro. Ma ne sono felice, perché è importante che il Paese, che ha fatto grandi sacrifici per contrastare la crisi finanziaria, finalmente abbia un momento di sollievo, e credo che il merito del Premier Renzi sia stato quello di avere il coraggio, come ha detto all'inizio della sua conferenza stampa, di non soccombere ai non si può fare, ma di avere il coraggio di andare avanti. Spero però che adesso veramente i lavoratori italiani abbiano quegli 80 euro al mese in busta paga, e cioè 1000 euro l'anno per 10 milioni di italiani, perché sono tanti e se li meritano, e sicuramente in questo momento un sospiro, un respiro, un momento di sollievo è importante dopo anni di riforme dure, ahimè. Allora, poi presento Claudio Tito, che è l'ultimo ospite del nostro studio, cioè che è il capo della redazione politica di Repubblica, benvenuto anche a lui. Grazie. Poi avremo in collegamento da Napoli fra poco anche l'economista Emiliano Brancaccio dell'Università del Sannio, appena sarà pronto il collegamento. Allora, intanto io vorrei cominciare con un primo, diciamo, giro, così abbiamo sentito un pezzettino di quello che pensa Martone, ma era così per... Però vorrei sapere da tutti voi che impressione ha fatto questa conferenza stampa di Renzi, questa promessa, in particolare naturalmente quella clou che riassumevamo prima, i famosi 10 miliardi per 10 milioni di italiani. Intanto ci sono, intanto diciamo che questo non è un provvedimento scritto, è stata una relazione ieri al Consiglio dei Ministri. La distinzione tra relazione, che ha valore politico secondo il Presidente del Consiglio, e il provvedimento, la norma, questa è una distinzione non banale. Quindi adesso stiamo parlando sulle parole di Renzi, parole del Primo Ministro italiano, quindi parole autorevoli, a cui uno deve credere per definizione. Il problema è che lui è entrato nel dettaglio di come recuperare queste risorse, e onestamente il dettaglio non è proprio in linea con quelli che sono i trattati europei. Un conto è quello che dice, ricordava anche Martone, cioè Renzi, in apertura di conferenza stampa, ha detto: il mio grande avversario è quello, è quello che dice così non, cioè, in passato non si faceva così. Ecco, perfetto, però qui non stiamo parlando di un passato, non si faceva così, qui sono i trattati europei. Allora lui ha detto che prende 6 miliardi e 4 dei 10 dell'IRPEF dal raggiungimento del 3%.
l'eficit programmato da Letta era 2,6. E lui lo pensa di portarlo al 3%. E lasciamo perdere che è già 2,8 perché il PIL è inferiore a quello previsto. Poi lui conta di recuperare 2 miliardi dal calo dello spread. Faccio semplicemente notare che prima della conferenza stampa lo spread ieri era 175, dopo la conferenza stampa era 183. Un altro pezzo lui pensa di prenderlo dall'IVA generata dai rimborso dei debiti della pubblica amministrazione e pensa di prendere su 1,2 miliardi, così arriviamo a 10 miliardi. E in passato la ragioneria e anche il capo dello Stato avevano bloccato possibili interventi su questa misura qua perché in realtà il debito dello Stato è un debito pregresso, quindi quando verrà pagato quel gettito è incassato. Lui conta di anticipare un gettito. Ecco, insomma, ci sono tanti tecnicismi sul quale lui è sceso che non sono esattamente in linea con il passato, ma non sono previsti dai trattati. Trattati che sono diventati anche più severi col passare degli anni. Ma ci vuole vincolare politica, dice, o lo dici, io come hanno fatto Francia e Spagna, o lo dici, io faccio le riforme e quindi per un periodo breve devo superare il 3%, oppure questo dico e non dico. Allora, Claudio Tito. No, diciamo per certi aspetti Ravoni ha ragione. Diciamo, di tutte le cose che hai elencato però c'è un unico riferimento ai trattati europei che è quello del 3%, però su questo secondo me forse bisogna fare un po' di chiarezza ed è questo: secondo l'ultimo, diciamo, il fiscal compact, quello che l'Unione ha approvato di recente, una volta fissato il rapporto deficit-PIL, per quanto riguarda noi, era al 2,6%, per modificare di nuovo quel tetto servono due passaggi, uno in Parlamento, è sostanzialmente quasi una norma di legge, e il secondo passaggio, appunto, e il secondo passaggio è un via libera formale da parte della Commissione europea. Ed è questo forse il motivo per cui in realtà non si è proceduti immediatamente alla formulazione del decreto per quanto riguarda. Alcuni retroscena parlano quasi insomma di un che sia stato bloccato, diciamo, no, è stato bloccato perché in base al fiscal compact per portare il tetto del DVP dal 2,6 al 3 e non a sforarlo, ma quindi io immagino. Insomma, cioè, quindi utilizzare questo scarto, lo sì, scarto bisogna, del bisogna tornare in Parlamento, rivotare sul deficit terzi. PIL con due terzi. E poi a ricevere, diciamo, una sorta di delibera da Bruxelles, dalla Commissione europea. Su questo poi bisogna fare un altro. Siccome è la prima volta che accade, perché il fiscal compact è abbastanza recente, in realtà anche a Bruxelles ci sono delle idee un po' confuse sulla procedura da adottare. Anche perché per certi versi ci possono essere in realtà degli aspetti di costituzionalità. Però è questo il vero punto. Cioè, le altre misure che riguardano, come diceva Ravoni, ad esempio i pagamenti della pubblica amministrazione, in realtà hanno poco a che fare con. Noi restiamo per non fare anche confusione. Adesso restiamo, poi dopo introduciamo anche le altre questioni. Però restiamo all'IRPEF. Il punto però è che il provvedimento non c'è formalmente perché bisogna ripassare in Parlamento per spostare l'asticella del deficit PIL dal 2,6 al 2,95, immagino, non senza sforare il 3%. Allora, prima di dare la parola ai nostri ospiti politici, vorrei far sentire un passaggio della conferenza stampa in cui, in effetti, proprio il passaggio in cui Renzi annuncia questo taglio dell'IRPEF per il 1° maggio, rispondendo poi a una domanda, sembra riferirsi proprio a sottintendere, mettiamola così, un po' al problema che illustrava prima Claudio Tito, perché parla infatti del DEF, cioè quando gli chiedono ma sarà un decreto oppure sarà un disegno di legge o che cosa sarà, visto che ieri era solo un'informativa,
una relazione comunque approvata dal Consiglio dei Ministri, lui risponde in questo modo. Sentiamo questi due passaggi, Renzi IRPEF. Ci sono 10 milioni di persone che prendono 10 miliardi di euro da parte dello Stato italiano. Che vuol dire all'anno? Poi naturalmente saremo nel dettaglio con le buste paga, ma sono circa 1000 euro all'anno che vengono recuperati da parte dei singoli lavoratori. Mamma mia, Matteo, come la stai facendo molto tecnica. Una maestra che guadagna 1250 euro netti al mese avrà la possibilità di comprarsi non soltanto 200 libri, ma avrà la possibilità mensilmente, immaginando 1000 euro l'anno, sono circa 85 euro al mese netti, di poter arrivare a fine mese con un pochino più di fiato. Una mamma che guadagna 1100 euro netti al mese e che arriva sempre precisa alla spesa della bolletta o alla spesa per la figlia, magari avrà l'occasione una sera al mese di potersene andare a cena con le amiche. E la domanda del collega, non so se l'avete sentita tutti, anche chi sta in piccionaia, perché fanno confusione, quindi ci hai provato a partire il primo aprile, non ce la fai e parti il primo maggio. Sì, vero, perché sennò sembra di quella volpe e l'uva. No, ce l'ho fatta. Il problema però è che sono 20 anni che dicono che vogliono abbassare le tasse, una volta che qualcuno le abbassa, fateci anche le pulci perché le abbiamo abbassate il primo di maggio anziché il primo aprile. Potrei dirvi che l'abbiamo fatto il primo di maggio, se no non ci crede nessuno perché il primo aprile sembrava un pesce. Potrei dirvi che lo facciamo il primo di maggio per festeggiare il mondo del lavoro. Facciamo il primo di maggio perché per fare un'operazione di recupero di 10 miliardi di euro per 10 milioni di persone, un po' di tempi tecnici ci vogliono e ci vuole almeno un mesetto. Le misure attuative, voi sapete che abbiamo il DEF nei prossimi giorni, tutti i vari passaggi che noi illustreremo nel dettaglio vi saranno comunicati passo passo. Per me la cosa fondamentale è che tu, lavoratore dipendente, pubblico o privato, a maggio riscuota l'equivalente, quello che ti spetta, perché poi dipenderà da come ancora i calcoli nel dettaglio di quello che prende 1508 euro e di quelli che ne prende 1472, anche perché quello ne piglia 1400, vanno capite le detrazioni. Il tema è: c'è copertura per 10 miliardi di euro. Allora, Davide Faraone, questo problema, abbiamo sentito insomma questo passaggio, in effetti è un po' l'incognita che è rimbalzata anche nei commenti di oggi. Allora, questo provvedimento, il provvedimento clou, non è in realtà un provvedimento. Le difficoltà sono quelle che diceva prima Claudio Tito, cioè questo richiamo al DEF, quindi al documento che si deve presentare poi tra l'altro a breve, cioè c'è un problema tecnico nella realizzazione di questa promessa. Ma io capisco ed è anche comprensibile che ci sia diffidenza nei confronti di chi della politica e di chi fa delle proposte rispetto alle questioni economiche e interventi che si devono fare. Ma qui non siamo di fronte ad una persona che in campagna elettorale fa un comizio e con dei manifesti dice delle cose e scappa. E poi vediamo, lo votano e vediamo quello che succede. Siamo di fronte a un Presidente del Consiglio che ha detto alcune cose durante la fiducia in Parlamento, le sta confermando oggi, ha dato delle scadenze temporali certe. Non ci sono neanche il tema di avere queste scadenze temporali dopo un appuntamento elettorale, per cui non è sottoposto a verifica. Sarebbe veramente un pazzo un Presidente del Consiglio che facesse una conferenza stampa come quella di ieri senza avere contezza delle coperture economiche e dei provvedimenti tecnici da mettere in campo. Ora, io credo che siccome non siamo pazzi, e non è pazzo Matteo Renzi, la scadenza è maggio, basta aspettare ancora un po', però io vorrei che ci concentrassimo di più sulla rivoluzione che ha messo in campo con le proposte che sono state fatte ieri.
Lasciate a noi, al governo, il compito delle coperture, del rapporto con l'Europa, del rapporto con Napolitano, tutte queste questioni le risolveremo e le affronteremo. Valutiamo nel merito lo shock reale che è stato creato con i provvedimenti proposti e lanciati ieri, non su una legislatura di 5 anni, ma di qui a un mese. Allora, lo shock reale, Cinzia Bonfrisco, è stato, ha avuto l'impressione di uno shock? No, però di una dose di speranza. E il paese e l'economia ha bisogno anche di questo. Non basta, non basterà. Però io non verrà certo dalla nostra parte politica l'ostacolo a poter realizzare tutto questo. E nemmeno la forte preoccupazione di dover probabilmente ricontrattare in Europa qualcosa. È uno stimolo in più e speriamo che Matteo Renzi ce la possa fare e che il suo partito gli consentirà di farlo, perché cosa notiamo noi? Che le critiche e le perplessità più forti arrivano proprio da apparati del suo partito. Però non sulle, burocrazie. Non sulle ricette economiche, sulla legge elettorale, forse sì, però in realtà mi pare che... Ma infatti lo aspettano al varco. E poi c'è stato il via libera di Susanna Camusso, anzi, ha detto non ci hanno consultato, però benissimo. Questo dimostra che, per esempio, su quel piano del lavoro, che è uno degli unici due decreti che ieri ha presentato. Sì, no, io vorrei farli, diciamo, uno per uno, in modo di non... Tutto il resto sono relazioni, sono ipotesi, si rinvia un piano Cottarelli che lei ha citato prima, essere uno degli elementi fondanti delle coperture che lui porta in campo. Ecco, il punto è un po' questo. Ma purtroppo non sarà così. Da Cottarelli, dai tagli di spesa di Cottarelli, si aspettavano circa 7 miliardi. No, si aspettava zero. La legge di stabilità del governo... No, negli annunci, cioè quando si fanno riferimento, copriamo con tagli di spesa, si parlava di 7 miliardi. Poi ieri, in realtà, nell'audizione, ha detto Cottarelli che per quest'anno ce ne sarebbero soltanto 3. Non so se questo poi crea... Non sono nemmeno 3, a essere precisi. Non sono nemmeno 3, perché da quella cifra va scontata tutta la parte di quella famosa clausola di salvaguardia che forse tutti ricordiamo in legge di stabilità, che assegnava 500 milioni di euro rispetto al tema delle tax expenditure, no? Quella revisione delle agevolazioni fiscali alle imprese. E quindi scendiamo dai 3 ai 2,5. Perché non possono essere 7? La spiegazione che ha dato Cottarelli è un po' tenera, perché si calcola solo su 8 mesi, quindi su 12 mesi sarebbero stati 7, su 8 mesi invece sono 3. È un problema di matematica. Ma non è così. Purtroppo noi temiamo che tutto ciò che è stato già fatto dalla legge di stabilità precedente, quella del governo Letta. Quella del governo Letta, non ci si potrà aggiungere molto altro, perché il piano Cottarelli, se anche viene presentato allegato al DEF, ipotizziamo, come dice Matteo Renzi, questa soluzione, dove sono poi i decreti che determinano quelle riduzioni di spesa? Piano Cottarelli, come ieri lui ha illustrato, è una serie di titoli. Però quello che dice Davide Faraone è, intanto è stata espressa una volontà politica, nonostante tutte queste difficoltà, molto forte, e con una data. Quindi, tra l'altro, io questi dubbi che sto vedendo e sto ascoltando rispetto ai temi economici, li ho ascoltati anche rispetto alla legge elettorale. Noi stiamo mettendo in campo anche metodologicamente un metodo nuovo. Noi lanciamo la palla in avanti e costringiamo tutti a rincorrerla. A chi ci vuole stare a quella velocità? Sulla legge elettorale abbiamo fatto la stessa cosa. Non siamo stati lì a chiedere prima a tutti i partiti che riforma vorreste avere, che cosa volete mettere in campo. No, abbiamo fatto delle proposte concrete. Dopodiché la politica è stata costretta a correre dietro a quelle proposte concrete. Idem stiamo facendo qui. Noi stiamo lanciando una proposta politica economica forte. Però io dividerei i piani semplicemente perché sulla legge elettorale poi c'entriamo dopo. No, ma era un problema di metodo. È il punto di... Perché proprio il metodo... dubbi che c'erano allora le però sulla legge elettorale diciamo che delle ragioni di dubitare ancora sono molto forti, anche per delle scelte poi che ha fatto. È passato in una Camera e non sembrava possibile. Sì, però non si sa nemmeno quando arriva al Senato. Dalle parole di prima, diciamo, insomma, lei ha ragione, è una cosa sicuramente rivoluzionaria, però la prego, anche visto che lei è un esponente del Partito Democratico, non dica più cose del genere, poi lasciate fare a noi
l'Europa, quello... Sa di che pensi mille, Tito. La prego, diciamo, quello lasciate fare a noi, poi inteso, contrattare, no. In democrazia inteso, questo non funziona, E lo so, guardi, però io è dico, inteso in un senso. E lo so, se lo sa, però visto che lei deve partire, è meglio senso, che se ne renda conto. Nel senso, diciamo, che io la valutazione, sto ascoltando molte valutazioni di merito sui dubbi rispetto al tema coperture economiche... che sembrano dubbi espressi rispetto non a un Presidente del Consiglio che ha fatto una conferenza stampa da Presidente del Consiglio. Nel merito. Quindi, no. Merito, siccome, però non dica più frasi, poi lasciate fare a noi con Bruxelles. Quello, sinceramente, la prego, è quello che penso, nel senso che io credo che se ieri è stata fatta una conferenza stampa in cui sono stati proposti alcuni provvedimenti economici, pensare che ci siano dubbi su provvedimenti economici che riguardano anche scadenze temporali immediate, secondo me è un alimentare un dubbio e un anche atteggiamento veramente pessimistico sul futuro di questo paese. Io vorrei che avessimo un po' più di contezza del fatto che questo paese può correre se vuole, si possono fare delle cose, abbiamo posato il cacciavite che era lo strumento che si è utilizzato in passato per agire in questo paese, abbiamo preso il Caterpillar, sì, però... ma questa era una scelta metodologica, è stato uno dei motivi per cui si è fatto il cambio se uno pensava che tutto succedeva e accadeva tutto uguale a quello che c'era prima, non era neanche necessario fare questo cambio. Allora, questo è chiaro, però l'obiezione di Claudio Tito era: attenzione, si dice nessuno può dare deleghe, anche se, voglio dire, a prescindere dall'efficacia comunicativa dei singoli, però diciamo il dovere di vigilare o comunque di controllare, di rendere accessibile. C'è il Parlamento, si voteranno questi provvedimenti in Parlamento. Sì, ma ci sono anche i commentatori, i giornalisti, insomma, no? Era il concetto di lasciar fare, però credo che a questo si riferisca. Posso sottolineare che secondo me c'è un atteggiamento dubbioso, eccessivo, rispetto a una conferenza stampa che, ripeto, non era una conferenza stampa di presentazione. Il dubbio era perché non c'era un provvedimento. Semplicemente perché doveva esserci un provvedimento e questo provvedimento non c'è stato, cioè, era scritto nel comune e non c'è stato neanche quello sulla pubblica amministrazione, anche il disegno di legge era il più importante e da lì l'iniezione di ma anche sul disegno di legge della... continuo a chiedere di aspettare una scadenza temporale ravvicinatissima. Lei ci consenta però di chiedere come pensate di fare. Allora, Michel Martone, però il tema non è solamente se il primo maggio, cosa di cui io assolutamente non dubito, i lavoratori italiani avranno in busta paga 80 euro in più. Il tema è come si trovano questi 80 euro, perché nel corso degli anni noi, per esempio, abbiamo ereditato, Davide, il terzo debito pubblico del mondo, perché per tanto tempo appunto faceva la politica e non rendeva conto a nessuno. E un giorno ci siamo svegliati in un mondo nel quale ogni bambino che nasceva era indebitato per 40.000 euro. Fare una finanziaria, faccio un altro esempio, una finanziaria, una manovra di politica economica ampia come questa che è stata fatta è un'operazione assolutamente strepitosa e importante, ma dopodiché dobbiamo andare nel merito a vedere su chi impatta questo tipo di operazione. Allora, per dirla molto più semplicemente, il tema adesso sarà anche quanto sarà fattibile. Allora io credo che Renzi abbia avuto una forza, il coraggio di buttare la palla avanti, di costringere tutti a correre in avanti e di forzare i veti che di volta in volta si imponevano e si dicevano che erano molto forti. Il progetto Bassanini sul rimborso dei debiti a CDP è già stato presentato da tempo, si conosceva. Allora la domanda, per esempio, una delle cose che mi chiedo è perché il governo Letta non lo abbia approvato, probabilmente perché non ha avuto quel coraggio di forzare. Sì, però non è poi dovremo vedere che ieri, cosa accadrà, perché dopo lo sentiremo questo passaggio. Non è, Renzi non è vero, dice è stato varato un disegno di legge e questo disegno di legge non è stato varato, perché è c'è un tema di articolo 81 quindi della Costituzione molto forte. Allora noi il nostro dovere, diciamo, è di discernere gli impegni politici, non per sminuirli dalle modalità di realizzazione, però dire questo è un impegno politico forte perché lo prende il Presidente del Consiglio, questo invece è quello che, diciamo, c'è di concreto già, poi ci sarà anche altro. Però c'è un impegno politico forte. Certo, ma oltre l'impegno politico c'è stato anche ci sono stati anche un dei intervento decreti chiaro sulle coperture economiche.
Poi uno, vabbè, non c'è il provvedimento scritto, ma ha detto dove, da dove si andranno a prendere le misure economiche. Allora ci dobbiamo fermare, però ci dobbiamo fermare, ma torniamo sulla differenza tra gli annunci, anche molto autorevoli, anche molto politicamente pesanti, e la traduzione in leggi. A fra poco. Allora, di nuovo in studio, innanzitutto il Corriere della Sera, e ora lo stanno rilanciando le agenzie, in un colloquio con Renzi, Renzi ha detto però se il Parlamento non rispetta i tempi, comunque si farà un decreto a proposito del taglio di tasse. Ah, ecco, vedo intanto in collegamento, finalmente si è risolto il problema tecnico, l'economista Emiliano Brancaccio dell'Università del Sannio. Allora, volevo chiedere a Brancaccio, che è un osservatore, diciamo, da sinistra, se effettivamente, tanto se le è piaciuta la conferenza stampa di Renzi di ieri, e soprattutto siccome stiamo ancora parlando dei 1.000 euro l'anno per 10 milioni di italiani, se ritiene che effettivamente questa sia la grande operazione di sinistra del governo Renzi. Così? Ma la ringrazio per la domanda. Innanzitutto mi permetta di rivolgerle una domanda. Ma lei chiede anche a Boeri e a Giavazzi se sono di sinistra oppure no? Sì, lo dico a tutti. No, presento glielo chiedo tutti. Perché... Ah, ecco, questo è importante. Presento perché, tutti, insomma, con l'area di riferimento. Il fatto che ci siano tecnici, degli economisti... Ecco, area di riferimento. Si può dire al limite che cosa si vota. Magari culturali, se chiediamo culturali. Anche a Giavazzi e a Boeri che cosa... Ho capito, vabbè. No, insomma, per quanto riguarda i provvedimenti che sono stati annunciati da Renzi, evidentemente il fatto che si riduca l'IRPEF su una fascia di lavoratori dipendenti piuttosto ampia, è chiaro che in quanto tale, diciamo, sembra un intervento interessante che a date condizioni può determinare un effetto sulla distribuzione del reddito favorevole ai soggetti sociali più deboli. Bisogna vedere ovviamente le coperture, perché il problema delle coperture non è soltanto un problema di bilancio, è anche un problema relativo poi all'effetto distributivo che si viene a determinare. Su questo c'è ancora un elemento, diciamo, un punto interrogativo. Io però, se mi permette, vorrei tornare anche alla questione delle coperture, ma per un motivo semplice. Un aspetto che va tenuto presente è che qui si sta facendo una discussione intorno ad una previsione tendenziale del deficit pubblico che si basa su una determinata aspettativa di crescita del prodotto interno lordo. Ora, queste aspettative di crescita del prodotto interno lordo, siano esse del governo ma anche della Commissione europea, se guardiamo gli ultimi 3 anni, sono state sempre molto ottimistiche rispetto poi ai risultati effettivi. La Commissione europea ha commesso errori che vanno da 1 punto a 3 punti percentuali nel corso degli ultimi 3 anni. Questo ovviamente pone un problema ulteriore, perché il deficit tendenziale, per il momento stimato al 2,6%, potrebbe in realtà rivelarsi già di per sé maggiore, quindi senza considerare gli interventi annunciati da Renzi ieri. C'è poi un altro problema relativo al fatto che il gettito previsto dall'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie, che dal mio punto di vista è un fatto positivo, l'aumento della tassazione delle rendite, ma quel gettito previsto potrebbe essere anche minore di quanto venga al momento annunciato e che dovrebbe servire alla copertura della riduzione dell'IRAP. Ecco. Ora, tutto questo che cosa significa? Mi scusi. Prego. Tutto questo che cosa significa? Tutto questo significa evidentemente che l'intera operazione ha una sua logica, ha anche una sua logica macroeconomica, se però si prende atto che da un lato, diciamo, la questione del debito pubblico, cioè dell'andamento tendenziale del debito pubblico, lo stiamo mettendo un po' da parte.
E non è detto che sia una cosa irrazionale, perché vorrei ricordare che il tentativo di Monti di abbattere il debito pubblico a colpi di austerity non ha funzionato. Quindi se si comincia a prendere atto del fatto che in una fase di crisi come questa l'andamento tendenziale del debito pubblico lo si deve un po' mettere da parte, non è una cosa irrazionale, ha una sua logica. Così come è possibile che su questo limite del 3% del deficit annuale ci si arrivi molto vicino e lo si possa oltrepassare. Io vedo, almeno allo Stato, mi sembra di intravedere un potenziale contenzioso con l'Unione Europea. A me non sembra un fatto negativo, però forse lei dice ci potrebbe ridurre il numero delle battute, bisognerebbe ridurre il numero delle battute e forse dirlo con più chiarezza. Allora, intanto... Se è tutto vero, Chiarissimo, ci ha anche portato Brancaccio all'altro impegno del Presidente del Consiglio ieri in conferenza stampa, che è stata la mossa un po' a sorpresa, perché sembrava che per le imprese non ci sarebbe stato nulla, invece poi ha detto che il governo si sarebbe occupato di deciso una riduzione dell'IRAP del 10%, finanziata per l'appunto con l'aumento invece della tassazione sulle rendite finanziarie, che dovrebbe arrivare al 26%. Allora, sentiamo anche questo passaggio della conferenza stampa e poi ne parliamo anche per capire con i nostri ospiti, diciamo, questo equilibrio tra lavoratori e rapporto anche con le imprese. C'erano state anche le minacce di squinzi, ma sentiamo questo passaggio. Non si toccano i titoli di Stato, quindi no bot, tranquilli, non si toccano i titoli di Stato, ma la tassazione sulle rendite finanziarie passa dal 20 al 26, valore previsto 2,6 miliardi di euro, e si riduce l'IRAP alle aziende private del 10%. Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri, cui seguirà, una volta che sarà rispettata la procedura del novellato articolo 81 della Costituzione, un decreto legge. Perché mettiamo 68 miliardi? Noi prendiamo le stime della Banca d'Italia, in realtà al MEF non sono così convinti che siano 68 miliardi, ma il meccanismo è quello che già conoscete, lo trovate peraltro nel disegno di legge, permette di dire 22 miliardi li hanno già pagati i governi precedenti, noi entro luglio sblocchiamo tutto. Dal 26 marzo al 16 aprile inizia il percorso di vendita delle auto blu, saranno all'asta, come alcune illuminate amministrazioni locali hanno già fatto, per esempio mi ricordo quella città, Firenze, così. Allora, questo era per spostare il discorso sul versante delle imprese, perché oltre al taglio dell'IRAP c'è il capitolo, che era l'altro grande annuncio del discorso della fiducia, no? Sì. Ravoni, del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese, che sono tanti ancora, parla adesso di 68 miliardi. E 23 l'ha già rimborsati. E questo è l'altro, che appunto è un provvedimento annunciato, perché è un disegno di legge tutto da scrivere. Ma qui, prima allora per... andiamo, IRAP e... Squinzi sarà contento a giudicare dagli articoli del Il Sole 24 Ore, è molto scettico. Ma io credo però... che prevalga giustamente lo scetticismo. Cioè, adesso il Presidente del Consiglio ha agganciato questa serie di provvedimenti, ha detto... Tra 10 giorni c'è il DEF, come se il DEF fosse liberatorio. Il DEF è un acronimo che sta per Documento di Economia e di Finanza. Era il vecchio DPF della Prima Repubblica. Che cioè, era il prologo delle vecchie finanziarie. Era il prologo delle vecchie finanziarie, ma era soprattutto detto anche tra gente che calcava i marciapiedi alla ricerca di notizie, il libro dei sogni. Cioè il DEF, non essendo una legge, ci puoi scrivere quello che ti pare. Tant'è che in Parlamento viene approvato dalla risoluzione parlamentare, non è norma. Allora, il DEF può dare la cornice di dove andiamo a lavorare. La cornice può essere quella che ha detto il professore da Napoli, vale a dire, è verosimile che stiamo già oltre il 2,6% ed è facile raggiungerci, ci sono calcoli abbastanza semplici per capire che siamo già al 2,8, perché il PIL non cresce l'1,1 ma cresce lo 0,6. In più saremo vicinissimi, e quindi si riduce da 6,4 a 3,2 i miliardi che Renzi conta di avere a disposizione per il cuneo, per l'operazione IRPEF.
Quindi lui è giusto quello che dice Faraone, ha buttato la palla avanti. Ma l'ha buttata anche per le imprese? Ma a raccoglierla trova Burnic, non arriva. E questo è il problema, nel senso davanti c'è un ministro dell'economia che ragiona nella sua ottica ortodossa che sembra sfasato rispetto a Renzi. Però in realtà per ora Padoan mi sembra che abbia... Padoan è tutta da, infatti, da valutare. Perché... Ma ieri in conferenza stampa Padoan ha detto... Ha soltanto detto 3%, ha cioè... Ha detto se non possiamo sfondare il 2,6% perché altrimenti andremo in procedura di infrazione. Padoan ha detto... Adesso non possiamo sforare il 2,6% esattamente per il motivo che noi, in base al Fiscal Compact, abbiamo indicato quelle cifre. Dopodiché, per noi è indispensabile non sforare il 3% per non incorrere nelle procedure di infrazione. Scriveremo 3%. Allora, storia è come se l'unico intervento che fosse stato previsto ieri da Matteo Renzi fosse sullo sforamento del 2,6 fino al 3. 6-4 miliardi. Io credo che ieri nella conferenza stampa Matteo Renzi ha parlato di più interventi. Quindi non soltanto il 2,6 fino al 3, c'è la questione riguardo la spending review, c'è una parte che riguarda quello che diceva il professore Brancato da Napoli, che faceva riferimento alla questione che riguarda i debiti della pubblica amministrazione. Quello è un po' processo economico virtuoso di recuperare dall'IVA e quindi da un processo di sviluppo e non recessivo rispetto all'intervento economico e alle risorse economiche da mettere in cantiere. Per cui c'è quello lì, vedremo quanto dovremo prendere del 2,6 fino al 3, ma c'è tanto altro, cioè noi ci siamo lasciate più vie da percorrere. No, poi soprattutto e io vorrei anche da percorrere anche in parte. Allora, poi naturalmente c'è il capitolo dell'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie, che è anche un contenuto politico. Vorrei sapere che ne pensa appunto Cinzia Bonfrisco, Forza Io Italia. Non la considero una scelta positiva, perché quel poco che nel nostro paese, nel nostro mercato finanziario si determina, viene penalizzato in una fase delicata come questa, è una scelta. Io ritengo che non solo per quanto riguarda i numeri Renzi su questo fronte abbia detto delle cose imprecise che spero migliori e quantifichi meglio, perché il gettito derivante da quella tassazione è annualmente 13 miliardi, nel 2013 è stato di 13 miliardi. L'operazione che fa lui dal 20 al 26% determina in teoria un gettito di 800 milioni di euro. Se avrà un effetto, come in molte occasioni è già avvenuto, per cui ci sarà magari una fuga da quelle operazioni perché eccessivamente tassate, e quella tassazione il più delle volte, oggi vista la situazione dei nostri mercati, delle nostre borse, determina il fatto che viene assorbito tutto il guadagno derivante da quell'operazione, allora non saranno nemmeno 800 milioni probabilmente. Veramente allora, c'è un'imprecisione, ma è una stima sbagliata, come fa a essere di 2 miliardi e 6? Però dire che sono 800 milioni e neanche quelli, cioè, io e purtroppo sarà così, la sfida è sul piano tecnico dei numeri, dove passeremo dalle parole ai fatti, spero più rapidamente possibile, rinviare al DEF mi sembra un esercizio così, un po' futile, non è il DEF la sede, sono i decreti del governo la sede, sono le assunzioni di responsabilità del governo rispetto ai vincoli europei che noi abbiamo tutti. Noi abbiamo persino modificato la nostra Costituzione, è che se lo ricordano in pochi, sull'articolo 81, e quindi ci siamo dati dei vincoli fortissimi. Che non ci sia una strada, la strada è quella, io credo, perché sennò il collegamento sarebbe incomprensibile, che lui voglia collegare il voto al DEF con il voto sulla variazione, cioè del rapporto deficit-PIL. Sì. È chiaro che dal punto di vista della procedura parlamentare è la cosa più semplice, è quello il punto.
cioè il passaggio parlamentare che è imposto dai trattati, lui lo risolverebbe facendo nel DEF unifica i due passaggi, che è una no? risoluzione, come diceva Ravoni, e potrebbe... Ma in quel caso è chiaro che non sarebbe più una semplice risoluzione, ma sarebbe, qualcosa di più. E allora non è più il DEF, è un'altra cosa. Questo è tutto quello che dobbiamo capire. Però vorrei sentire Michel Martone, anche perché Michel Martone, diciamo, è un ex insider, possiamo metterla così, cioè ha vissuto queste esperienze poi di vincoli molto forte in una fase di la fase più acuta della crisi con il governo Monti. Beh, sicuramente governare con lo spread a 500 è diverso che governare con lo spread a 180. Qui ti puoi anche non avere cura degli effetti delle tue dichiarazioni, quando lo spread a 500 è molto diverso. Però stiamo parlando delle dichiarazioni, e io credo che da questo punto di vista Renzi sia stato straordinario, coraggioso, un grande comunicatore, un grande politico. Vedremo se sarà anche uno statista, questo è il punto. Ecco, e per vederlo merito... dovrà entrare nel merito, perché noi stiamo parlando di una conferenza stampa che sembra il punto di arrivo di un percorso. No, questa conferenza stampa di ieri è l'inizio del percorso. Poi bisognerà fare i decreti, le leggi delega, vedere i testi, affrontare il dibattito sui testi, poi bisognerà andare in Parlamento. Dopo essere andare in Parlamento bisognerà andare in Europa. La fatica di governare, quella con la quale Renzi si dovrà confrontare, quella che viene chiamata la palude, ma quella che poi è il vero banco di prova col quale si misurano i politici, sarà appunto il percorso parlamentare e poi il percorso europeo. Allo Stato mi sembra che lui abbia fatto una grande mossa politica, costringe tutti a fare gli uccelli del malaugurio in qualche modo, cioè a sperare che lui non ce la faccia. Io personalmente spero che ce la faccia, perché gli italiani hanno bisogno di quei soldi nelle tasche, ma non potranno essere scaricati su chi viene dopo, dovranno essere fatti attraverso le coperture e il coraggio di fare i tagli della spesa, che sono una parte molto difficile. Allo stesso modo sul rimborso dei crediti della pubblica amministrazione, io credo che anche lì ci vorrà un passaggio sulla base dell'articolo 81, perché il progetto Bassanini... lì in Europa direttamente, ma Tajani l'ha già predisposto. Ma anche perché lì ci sarebbe questo meccanismo di utilizzare come garanzia la Cassa Depositi e Prestiti. Ma non è mica quello, un dettaglio. Non è una cosa... No, ma anche, è proprio quello deve avere una... Oggi almeno si leggeva di perplessità al Corriere della Sera. Ma anche la sfida della pubblica amministrazione è certificare 68 miliardi di euro di debito. Cioè dire questi debiti sono certificati, ci sono, è un debito della pubblica amministrazione. Certificare vuol dire farlo rientrare nel perimetro del debito pubblico, perché a seconda di quale tipo di debito si paga, quello di, diciamo così, di cassa, di parte corrente, o quello invece di conto capitale, se sono state spese di investimento, lì si determina, Brancaccio lo ha detto prima, lo ha accennato prima, si determina il fatto che rientra o sul debito o sul deficit, e quindi il rapporto deficit-PIL, quella massa di miliardi, saranno 10, saranno 15, lui dice 68, vediamo come sono composti i 68, però l'importante è che si riesca a pagarli più rapidamente possibile. Su questo ha ragione lui, come hanno ragione tutti quelli che hanno provato a farlo finora. Però io vorrei un giudizio sul merito anche da Michel Martone della decisione di procedere a questo taglio dell'IRAP, che non è molto forte, il 10% del taglio dell'IRAP, e in questo modo finanziandolo con l'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie, e se è giusto aumentare o se può creare un effetto così di incoraggiare fughe verso altri luoghi. Ma guardi, allora, intanto purtroppo gran parte della speculazione finanziaria è già fuggito da tempo, gran parte dei capitali se ne sono andati dal nostro paese già da tempo. Dal punto di vista dell'intervento, io sono sempre stato a favore di uno spostamento della tassazione appunto dalle persone alle cose, ma soprattutto dalla rendita al capitale, quindi da questo al lavoro. E da questo punto di vista quindi mi sembra importante. Certo, stiamo parlando di un intervento di una portata abbastanza limitata, il 10% dell'IRAP, e che dà un gettito rispetto alla manovra sull'IRPEF sicuramente limitata, ma secondo me è importante. Una categoria, d'altra parte è comprensibile, Renzi ha cercato di accontentare quasi tutte le categorie, non i rappresentanti, ma le categorie lui direttamente. Quello che secondo me forse è un pochino dimenticato sono le partite IVA, i piccoli imprenditori, il lavoro autonomo. Non pensa che l'Italia sia fatta solo il lavoro dipendente, dal punto di vista privato. Di fare però un ragionamento per compartimenti stagni, come se... Quando interviene sull'IRAP, interviene sull'impresa, interviene sull'IRPEF, interviene solo sui lavoratori. Beh, però se interviene io credo sul che ci sono una serie di interventi per le imprese che non sono legate soltanto all'IRAP. Certo.
Quando tu intervieni sui debiti della pubblica amministrazione, quello è un intervento sull'impresa. Quando intervieni sull'IRPEF e faciliti i consumi, intervieni anche sulle imprese. Quando intervieni sul taglio del costo dell'energia, intervieni sulle imprese. Quindi io non starei lì a fare una valutazione. Anche il costo dell'energia però è uno del progetto. Ancora il costo dell'energia, anche quello è tutto da scrivere. Rientra nei progetti. Obiettivamente... un po' di equilibrio effettivamente serve. Certo. Nel momento in cui si decide il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione che sono rivolti in larga parte alle imprese e in quota abbastanza elevata anche alle partite IVA, perché i debiti sono contratti anche con i liberi professionisti. Però le partite IVA è la fascia, credo, alla quale si riferivano, è la fascia di chi ha la partita IVA come al posto, lavoratore autonomo, ma anche del singolo. No, voglio dire, c'è una fascia di debolezza molto forte. Però è la più forte di tutte, perché la certezza degli stipendi del lavoro dipendente, soprattutto pubblico, vogliamo paragonarla all'incertezza della vita di un lavoratore autonomo? Sì, allora però... se dobbiamo fare della tutta, allora vogliamo paragonare la certezza di pagamento delle tasse di un lavoratore dipendente con l'incertezza del pagamento delle tasse di un lavoratore autonomo? È un'ossessione, non è una certezza. Perché se non si mette la tutto lotta nel quadro. Però io volevo dire con la certezza dei dati. Però lasciamo finire il ragionamento, però, Claudio, però, tutto con la presunzione di colpevolezza. No, però ho capito, però noi possiamo anche vivere nel mondo dei sogni, però lei dovrebbe sapere che un lavoratore dipendente non ha alcuna chance di evadere le tasse, i lavoratori autonomi con partita IVA hanno un'elevatissima chance di evadere le tasse e purtroppo in Italia capita spessissimo, perché basta andare in un qualsiasi bar o ristorante di Roma e capire che le ricevute non vengono emesse. Quindi se poi vogliamo vivere nel mondo dei sogni, possiamo dire che non è vero. Questo è vero, succede in Italia, succede in Germania, in Finlandia no, in Italia sì. Si colpisce, però io stavo dicendo sofferenza in quel mondo. Guardi che le piccole imprese che hanno chiuso nel corso degli anni, però le partite IVA si stanno riducendo, cioè non è un mondo solo. No, ho capito, però non è che quel fenomeno non esiste, quindi però io sto dicendo un'altra cosa, nel momento in cui in una manovra di questo genere un governo stanzia 64 miliardi per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione verso un certo settore dell'economia italiana, e in più si riduce il 10% l'IRAP, a me sembra che ci sia un'attenzione per le imprese. un equilibrio tutto sommato adeguato rispetto allora la domanda è la domanda a quello che diceva. I 3,7 miliardi per la scuola sono interventi che le imprese faranno sulle scuole. L'intervento sulla legge sul lavoro, la sburocratizzazione, gli interventi che si faranno sulla possibilità di assumere in maniera più elastica e meno rigida del passato sono interventi per le imprese. Cioè se noi la valutiamo complessivamente la anche manovra le imprese, dice Faraone, hanno avuto molto forte. Allora no, perché dobbiamo andare in pubblicità e volevo però poi lanciare anche questa domanda anche a Claudio Tito. Ma lei, dottoressa Sardoni, mi blocca sempre. No, assolutamente no, faccio parlare tutti quanti. No, la domanda per Claudio Tito è anche, visto che facciamo riferimento a un quadro parlamentare, così poi ci spostiamo anche all'interno sulla maggioranza, però il quadro parlamentare in materia economica, se sono contenti i sindacati e le imprese hanno avuto, forse anche i parlamentari, anche dentro il PD, potrebbero essere più compatti che sulla legge elettorale, così? Vedo un sorriso, è una domanda. Il PD è insondabile, quindi, e poi alcune volte le reazioni, soprattutto dei gruppi parlamentari, non tanto del partito, prescindono dai contenuti. Allora, ci torniamo dopo nella seconda parte della trasmissione, fra poco. Allora, di nuovo in onda, vorrei tornare da Emiliano Brancaccio, perché vorrei chiederle se l'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie, secondo lei, è una forma di patrimoniale, come dice qualcuno, e se le piace, se è un passo verso una tassa di questo tipo e se lei crede che possa essere comunque utile farne anche altri.
L'aumento della tassazione delle rendite finanziarie, innanzitutto non dimentichiamo che in realtà non farà altro che portare l'aliquota italiana a livello medio europeo. Noi avevamo un'aliquota sulle rendite finanziarie che era inferiore rispetto alla media europea e questo non fa altro che allinearci. Chiamarla patrimoniale ovviamente forse è un po' pretenzioso, nel senso che in realtà quando si parla di imposta patrimoniale si parla di un'imposta che dovrebbe, diciamo, riguardare il patrimonio nel suo complesso. Questo invece, come dire, è un intervento per certi versi limitato. Una delle, diciamo, degli oggetti di controversia più significativi tra gli economisti intorno a questo tipo di misura è se questo tipo di aumento, diciamo, della tassazione venga o meno compensato da un aumento dei tassi di interesse. Ebbene, da questo punto di vista possiamo ragionevolmente affermare che l'effetto, diciamo, sui tassi di interesse, se c'è, solitamente è inferiore rispetto all'effetto che si verifica, diciamo, che deriva dall'aumento dell'aliquota. Quindi, nella sostanza, come dire, la misura ha una sua logica. Poi da qui, diciamo, a tirar fuori un grande gettito, ecco, ce ne passa naturalmente. Se vogliamo discutere della logica dell'intervento, la logica c'è. Se vogliamo tirar fuori un bel pacco di miliardi da questo intervento, ecco, lì forse i dubbi cominciano a diventare un po' più grandi. Ecco, secondo lei quanto potrebbe arrivare da questo aumento? Ma secondo me, prima si parlava, secondo me è un po' eccessiva la stima di Renzi e che sembra essere stata evocata, superiore a 2 miliardi, però credo che comunque si debba arrivare ad una cifra superiore agli 800 milioni di cui si parlava prima. Siamo nel mezzo. Nel mezzo. Allora, Claudio Tito voleva aggiungere qualcosa. Su questa stima... Siccome c'era una tabella, mi sembra, su Repubblica, allora volevo... Recuperare la tabella su Repubblica, però, era di questa stima, però era un fatto da capo del Foglio, però, non era della redazione. Sta vendendo il giornale, pubblicità. Sottolineassimo un aspetto, prego, anche qui, cercando di trasmettere un po' più di ottimismo e di... E questo diciamo, è caricato lei, Faraone, perché lei è qui per... Stranamente, normalmente sono quelli di Forza Italia quelli di ottimismo, invece oggi tocca a me fare questa parte. Io dico, l'intervento lo avevamo detto quando Matteo Renzi è diventato segretario del PD, già prima che diventasse Presidente del Consiglio, che saremmo intervenuti sul favorire tutto ciò che genera sviluppo e quindi cercare di incentivarlo con la detassazione, lo stiamo facendo sull'IRPEF, lo stiamo facendo sull'IRAP, e che avremmo invece colpito tutto ciò che era improduttivo in questo Paese. E la logica di questo provvedimento sta lì. Poi uno può dire, poteva farsi di più e allora c'è la patrimoniale, poteva farsi di meno e allora tu non incentivi lo sviluppo. Io vorrei che invece si registrasse un segnale importante in questo Paese, io non lo definirei né di destra né di sinistra, lo definirei ragionevole, e rispetto a questo segnale facciamo un commento complessivo. C'è la manovra di ieri, è una manovra che io reputo rivoluzionaria e a brevissima scadenza di verifica. Dopodiché stare lì tutto il tempo a ragionare sul fatto che le coperture non ci sono, ma si colpisce il patrimonio. Cioè, mi sembra che veramente si sta un po' esagerando nel definire quello che è stato fatto ieri. Lo può dire Dell'Utri nell'intervista che ha fatto allora, oggi, Dell'Utri che dice... è uno spot. No, però Dell'Utri non dice che è uno spot. Dell'Utri dice se riuscirà a fare quello che ha fatto supererà anche Silvio Berlusconi. E poi dice l'avrei assunto in Publitalia perché gli è piaciuto molto come comunicatore. Poi c'è Berlusconi che invece osserva, anche lui nelle dichiarazioni che sono state carpite da qualche collega sui quotidiani, che per uno show così lo avrebbero massacrato. È vero. Ecco.
Ravoni, se avesse detto la metà di quelle cose, Ravoni è stato, Ravoni ha avuto un'esperienza di portavoce di Tremonti e di Siniscalco. 2013, quello che abbiamo registrato per 20 anni su Berlusconi lo sto registrando su Renzi, che il mondo politico si divide fra chi è con Renzi e chi è contro. Cioè è un continuo ragionare. È interessante che ce lo dica lei. È interessante, ma è quello che oggettivamente io sto verificando e mi fa piacere, perché certa sinistra è stata sostanzialmente il primo sponsor di Berlusconi in questi anni nel continuare a contestarlo soltanto. Quindi lei dice porta fortuna. E quindi vuol dire che ci porta fortuna. A me sembra tanto che siamo arrivati a citare il poeta, cioè Franco Califano, è l'ultimo rimasto Renzi e deve essere quello giusto. No, il giornale è diventato l'Unità, il giornale è diventato l'Unità. No, ma non è l'Unità, allora, scusate, però io capisco che chi sta a Palazzo Chigi ha una certa allergia poi per chi fa le pulci, ma non è questo qui, le pulci oggi non le ha fatte soltanto il giornale, le hanno fatte Repubblica, La Sole, tutto quanto, ma voglio dire, sono le regole del gioco. E ci dovete stare a stare nel gioco, se no vale Califano. Non siamo per nulla infastiditi. Ma se state pensando che uno fa le pulci sulle coperture, mi sembra legittimo. No, però a me sembrava interessante la frase di Berlusconi, mi avrebbero massacrato, perché invece si sente massacrato anche Faraone. Ma appunto, cioè, a questo punto vale la logica di Califano, è l'ultimo rimasto da quello giusto, perché quando Berlusconi a Bruxelles fece una conferenza stampa in italiano, quando invece doveva farla in francese con Van Rompuy, tutti, e parlando delle questioni interne italiane, tutti quanti con la puzza sotto al naso scatenarono addosso. Quando venne fatto il taglio fiscale da Tremonti e Siniscalco e che poi il governo Prodi cancellò immediatamente, tutti quanti addosso. Cioè le cose a Bruxelles si possono fare, si può negoziare anche uno sfondamento, un'eccessione, perché tanto ormai il 3% non interessa a nessuno. L'importante è il pareggio di bilancio. La cosa sulla quale faccio le pulci, come diceva l'onorevole, alla politica economica di Renzi è che lo dicesse. Lo dica chiaramente, perché tanto con i numeri, dentro i numeri non ci sta. Ma e se c'è qualcuno vicino... Ma sì, siccome, che è così. Ma non è così. Vabbè. Va bene. Allora, no, intanto vorrei restare su questo tema di così un po' di similitudini e poi tornare invece alla politica e ai guai anche del Partito Democratico, che comunque si sono visti sempre nella giornata di ieri sulla legge elettorale. Solo guai del Partito Democratico, ci sono anche un po' di virtuosismo, c'è pure c'è un po' di virtuosismo. Allora le faccio vedere un servizio, però, se dico guardiamo così. Allora, guardiamo il servizio di Giancarlo Feliziani, però, preso dal telegiornale delle 20 di ieri sul Partito Democratico, che insomma anche Bersani non era proprio così, però parliamo di legge elettorale in questo caso, non delle misure economiche. Sentiamo il servizio di Feliziani di ieri. Complotto? Ma quale complotto? Ho salvato il mio cervello per un pelo, non voglio consegnarlo adesso, dice Pierluigi Bersani all'indirizzo di Matteo Renzi. Mi auguro che le misure annunciate vengano fuori, perché le aspettative si sono alzate molto. L'Italicum, con l'intesa Renzi-Berlusconi, continua a lacerare il PD e all'ex sindaco, che guardando dentro al suo partito denuncia il tentativo di farmi fuori e poi sibila secco, politica 1, disfattismo 0, l'ex segretario risponde per le rime. Renzi farebbe bene a ringraziare i deputati che, nonostante problemi e obiezioni, hanno votato. Io sono leale e positivo, se ho qualcosa da dire la dico a Renzi come la dicevo a Letta. Punto e a capo. Ma la polemica non si ferma, investe l'intero partito. Oggi Rosi Bindi ed Enrico Letta non erano neppure in aula per il voto. Francesco Boccia, lettiano, aveva annunciato il suo voto contrario. Sulla legge elettorale è evidente che ci sono molti mal di pancia e ci sono anche dei giudizi negativi, tra questi il mio. Giudizi negativi, ecco quello di Alfredo Dattorre, che punta tutto sulla revisione della legge al Senato. Io do per scontato che questi miglioramenti ci saranno al Senato e poi nella successiva lettura alla Camera. E Gianni Cuperlo. Per adesso è un impegno di tutto il PD correggere e migliorare questa legge e penso che da questo punto di vista il Presidente del Consiglio, il Segretario del PD ha tutte le ragioni per ringraziare il comportamento del gruppo parlamentare alla Camera e lascerei da parte le polemiche. E tuttavia, se non sono svanite le polemiche, è invece svanita la grande paura di non farcela alla Camera, dice Matteo Richetti. Questa preoccupazione che a un certo punto mancassero i numeri, non ci fosse la maggioranza,
finita con una votazione molto netta. E Davide Zoggia è sulla stessa linea quando dice che dai e dai, alla fine tutto si è concluso come si doveva concludere. Mi pare che il risultato alla fine sia venuto a casa, ovviamente con sofferenza. Grande sofferenza, perché la legge a detta di tutti o quasi tutti può essere migliorabile e quella ferita sulle quote rosa va sanata. Alessandra Moretti. Non è una legge perfetta, come non lo sono le tante leggi che si fanno, è sempre perfettibile. Io mi auguro che possa essere perfezionata e resa migliore al Senato, soprattutto per quanto concerne la parità di genere. Al Senato dunque si gioca la nuova partita del Partito Democratico, dice Roberto Giachetti, renziano. Speriamo che almeno al Senato la gestione del nostro gruppo sia un poco meno approssimativa di come è stata qui alla Camera. Parole indirizzate al capogruppo PD, Roberto Speranza. Veleni su veleni. Allora, Faraone, diciamo, lei prima ha rivendicato il successo, lo ha fatto anche Renzi in conferenza stampa ieri, il successo del passaggio dell'Italicum alla Camera, non era mai accaduto che si arrivasse a questo risultato, però è un risultato che è talmente sofferto e anche così avvelenato dalla minaccia di cambiare tutto al Senato, perché almeno di far passare emendamenti, le preferenze, la minoranza interna, abbiamo sentito da Torre, vuole portare, magari fare altri giochi parlamentari, comunque cambiare la legge, e oltretutto con una giunta, lo ha detto ieri per l'appunto da Torre, proprio qui a Omnibus, Bersaniano, dice sì, però adesso non è che si completa il percorso della legge elettorale, prima si deve fare la legge che riforma il Senato, quindi addirittura una pausa tra un passaggio e l'altro. Io intanto vorrei che ci godessimo un po' di più la vittoria di ieri, perché stiamo dando per acquisito un fatto che acquisito fino a qualche tempo fa non era, e cioè che in un ramo del Parlamento passava una legge elettorale di tipo maggioritario che dà la certezza della vittoria di una coalizione rispetto a una minaccia. Ma saranno minacce, ma intanto è passata dalla Camera. Dopodiché, ora, il tema è, perché se dovessimo fare noi un ragionamento dentro il PD di qual è la legge elettorale migliore, allora sarebbe tutto più semplice. Siccome noi dobbiamo fare una legge elettorale che tiene dentro una maggioranza parlamentare, che coinvolge anche il più grande partito d'opposizione, che è Forza Italia, ognuno deve cedere qualcosa, è nel gioco della democrazia. Dopodiché, nel dibattito del PD, vedo in alcuni esponenti buona fede, nell'individuare degli interventi per migliorare la legge elettorale, in altri un tasso di strumentalità elevatissimo, per quale? Cui viene utilizzato, sì. Vengono, quando c'è una persona, un esponente del PD, che pone il tema delle preferenze come il tema su cui o passa o si muore, mentre fino a qualche mese fa diceva l'opposto, oppure è stato catapultato in un'altra regione ad essere candidato quando, senza aver fatto le primarie, mentre è sottoscritto, è andato in lista avendo vinto le primarie la società a Palermo, mi sembra che c'è un tasso di strumentalità elevato. Noi abbiamo fatto delle direzioni in cui o doppio turno o morte. Renzi andava lì a parlare con Forza Italia, otteneva il doppio turno, un minuto dopo il problema diventava o preferenze o morte. Lì vedo tasso di strumentalità elevato. Siccome però ho registrato un grande senso di responsabilità da parte del Partito Democratico con tutte le divisioni, con tutto quello che è accaduto, ma c'è stato senso di responsabilità nell'aver fatto passare questa riforma, sono molto ottimista sul fatto che si possa migliorare su qualcosa, sul tema del genere, su altre questioni, e dopodiché è chiaro che l'abbiamo legata questa legislatura anche all'abolizione del Senato. Ieri il Presidente del Consiglio in conferenza stampa è chiaro, ha detto, ma vuol dire che al Senato arriva prima, si parte dalla riforma del Senato e poi c'è la seconda parte, ma il passaggio. Ma io questo qua lo lascerei al ragionamento che si farà al Senato per come è il percorso che più agevole nel fare i provvedimenti. La legislatura ha dato come scadenza il 2018, cioè si è data come scadenza, e Renzi ha detto che se non si abolisce il bicameralismo perfetto, lui smette di fare politica. Anche lì è un impegno. Anche lì è un impegno. Per cui io ripeto, registriamo un risultato positivo, e sul quale il PD ha avuto un ruolo importante con tutte le sue contraddizioni, dopodiché ogni giorno ha la sua pena. Claudio Tito, questa situazione del Partito Democratico, e anche Bersani ha fatto una certa impressione ieri, che ha detto Renzi ci dovrebbe ringraziare. Sì, allora secondo me bisogna partire da un presupposto. Il presupposto è che Renzi ha stravinto il congresso, ha stravinto le primarie, e
ha stravinto quindi, diciamo, negli elettori e nei militanti del PD. E rappresenta uno stravolgimento per la sinistra e per quel partito, anche sotto il profilo culturale. Questa grande vittoria nel partito non si riflette nei gruppi parlamentari. I gruppi parlamentari rispondono ancora, in larga parte, alla minoranza del PD. E quello che è successo in questi giorni è esattamente questo. Che c'è una parte consistente dei gruppi parlamentari che non fanno riferimento alla maggioranza del Partito Democratico. E i problemi che ci sono stati sulla riforma elettorale derivano da questo. Cioè, ci sono i colpi di coda di un gruppo dirigente che è stato sconfitto al Congresso e, bisogna ammetterlo, è stato sconfitto alle elezioni del febbraio 2013 e che ancora però esercita un ruolo all'interno di gruppo parlamentare della Camera, gruppo parlamentare del Senato, che sono dei gruppi parlamentari, diciamo, consistenti. Sono il primo gruppo alla Camera, sì, il primo gruppo al Senato. D'altra parte sono quelli che hanno votato la fiducia e anche sfiduciato Letta, diciamo. Esattamente. Così. Esattamente, sì, questo. Sì. Però le reazioni e quello che è successo effettivamente sulla parità di genere ha un tasso di... diciamo, strumentalizzazione altissimo, certo. Altissimo, perché è vero che dopo le direzioni che sono state del PD, dopo l'accordo sulla legge elettorale, sull'Italicum e anche insomma con la difficoltà, è uscito, diciamo, improvvisamente in aula il tema delle quote rosa, che in parte è stato utilizzato in buona fede, perché obiettivamente il problema nel nostro paese c'è, non è inutile nascondere, però non dobbiamo, secondo me, nemmeno nascondere che una quota di chi utilizzava quell'argomento lo utilizzava perché voleva far cadere il governo Renzi, perché se la legge elettorale non fosse passata alla Camera, la prima conseguenza era la crisi di governo. Ecco, però non è la prima conseguenza della crisi di governo, però è anche il grande timore della minoranza del Partito Democratico, quello di poter rischiare di andare al voto, comunque, anche in questo caso. Ho capito, ma siccome io, la mia impressione, poi Farone magari non so se vorrà dire una cosa su questo, la verità è che si stanno anche combattendo in effetti due modelli culturali nel PD. C'è un modello culturale che può piacere o non piacere, che è quello di Renzi, il nuovo segretario, che insomma impone una sinistra, diciamo, con accenti nuovi, molto anche dal punto di vista della comunicazione moderni. È un segretario del PD che dice: io prendo delle decisioni e sostanzialmente, ora utilizzo una parola, me ne fotto della CGIL. È una cosa che... No, ha detto ce ne faremo una ragione. Sì, diciamo... No, diciamo una dichiarazione straordinaria. La senatrice Bonfrisco, sì, ma riferita non solo ai sindacati, qualcuno l'ha citato, no, anche con la presunzione della rappresentanza. Alle associazioni di tecnicamente ha detto io voglio disintermediare il ruolo di sindacati e Confindustria, però è chiaro che il problema non è la CIS o la UIL, il problema è la CGL, no, anche per una questione di rapporti. E c'è invece una parte del partito che però è stata sconfitta, che invece quel legame non lo vuole rompere, che rappresenta una sinistra, diciamo, di come dire, un po' stagionata. Allora, aveva tentato anche Monti, Michel Martone, di evitare la concertazione in senso classico. Fu la prima conferenza stampa di Monti, proprio quella dell'esordio del Presidente del Consiglio. Lui disse: no, però non è quello il modello, insomma. Ma non sono due esperienze paragonabili. Quello era un governo tecnico in un momento drammatico per il Paese, che doveva avere il sostegno di tutti in Parlamento perché non aveva forze sue proprie. Quindi ogni volta doveva andare a trovare quella maggioranza che era necessaria ad approvare i provvedimenti, quella maggioranza che ha votato le leggi ma poi ha fatto finta che non avesse votato nulla. Adesso abbiamo invece un leader politico forte che ha un grande consenso nel Paese, che ha avuto un grosso successo nelle primarie, che sta
cercando di prendere il pieno controllo del partito, che fa anche il Presidente del Consiglio e che decide, detta l'agenda. Io credo che da questo punto di vista la vera similitudine con Berlusconi è il coraggio, la capacità di voler saltare la rappresentanza, scardinare la rappresentanza per farsi interprete diretto dei desideri degli italiani, e questa grande capacità di dettare l'agenda e costringere gli oppositori nell'angolo. Ieri c'era Renzi che diceva che stava dando lui agli italiani 1.000 euro per 10 milioni di italiani da un lato, e le sue opposizioni interne al PD costrette a litigare sulla legge elettorale e su temi che agli italiani non interessano. Gli italiani si chiedono: il 1° maggio avrò 80 euro in più in busta paga? Non qual è l'equilibrio all'interno del PD. Il paragone con Berlusconi non lo condivido. Voglio sapere se Brancaccio cosa pensa del paragone con Berlusconi e di quanto può essere efficace poi nella realizzazione di una politica economica come quella di cui abbiamo parlato fin qui, una leadership come quella di Renzi. Cioè le chiedo in un certo senso un'analisi anche politica di Renzi. Sì. Ma guardi, che ci sia una tendenza in questi anni alla disintermediazione rispetto a quelli che sono le rappresentanze delle parti sociali, cioè in altri termini che ci sia un tentativo da parte degli esecutivi di sganciarsi da quelle che sono le istanze provenienti dai sindacati, così come dalle rappresentanze degli imprenditori, questa è una tendenza che noi avvertiamo da un po' di tempo a questa parte. È una tendenza che gli ottimisti considerano un elemento di modernizzazione, invece i critici ritengono che sia una tendenza verso una certa forma di plebiscitarismo che può diventare anche problematica. Quando è che diventa problematica questo tipo di dinamica della politica? Beh, quando poi i risultati non si ottengono, perché se qui il gioco qual è? Non credo che sia semplicemente gli 80 euro in busta paga. Qui il problema è la crescita economica, l'occupazione. È chiaro che se la situazione del quadro macroeconomico dovesse rimanere negativa, io non è che voglio fare qui, non è questione di uccelli del malaugurio, è che diciamo che fino a quel che abbiamo visto ad oggi noi abbiamo avuto sempre stime più ottimistiche, parlo della Commissione europea, rispetto a quelli che sono stati dati effettivi, perché il quadro macroeconomico dell'area euro è negativo, è profondamente negativo. Allora in uno scenario del genere, se poi al di là delle capacità di governo la situazione non migliora, è chiaro che la perdita poi del rapporto con le rappresentanze sociali può diventare un boomerang, perché poi quelli te la fanno pagare. E non è detto che abbiano tutti i torti poi alla fine. Una cosa velocissima sui sindacati, anche perché i sindacati hanno avuto grande senso di responsabilità negli anni della crisi di assumersi e aiutare a prendere scelte difficili. Adesso che è la prima volta che si va a redistribuire una parte, 10 miliardi di euro, non sono stati convocati, e credo che questo per loro sarà molto difficile, sì, dopo aver approvato la riforma delle pensioni. Parlo sempre io. Dice. No, appunto, la senatrice Bonfrisco. No, lo dico io. È per questo. No, allora, senatrice Bonfrisco, però c'è un fatto che forse Berlusconi ha avuto a disposizione dei tempi più lunghi. C'è l'impressione di una contrazione dei tempi per verificare anche l'efficacia delle leggi. Sì, l'ha detto anche Faraone prima, no? Il 1° maggio è qua e dopodomani. Però si può fare lo stesso. Ecco, io torno alle mie parole di inizio trasmissione. Non saremo certo noi a ostacolare un percorso corretto, con i numeri certi, con un'impostazione che deve andare rapidamente. Ecco, ma non perché contrasterete nemmeno la legge sul Senato, la legge di riforma del Senato? Renzi ieri ha detto: se quella non si fa, io proprio lascio la politica, ha detto. E mi pare che se questo è il tema, il dibattito che in Senato si svilupperà, dove mi sembra che oramai nei gruppi parlamentari il bicameralismo perfetto sia già nei fatti superato, no? Per le dichiarazioni che leggo, e quindi ci sarà senz'altro un processo. Ma deve esserci prima, si deve completare la legge elettorale e poi passare alla riforma del Senato, secondo lei? Secondo me si dovrebbe completare prima l'iter della legge elettorale, in modo da chiudere definitivamente. Ma poiché
c'è stato qualche pasticcio, no? Tra un testo che vale solo per la Camera, per il Senato non vale. E allora, se è così, prendiamo atto del lavoro che ha fatto la Camera e allora bisognerà fare prima la riforma del Senato. Io sono più ottimista. A me pare che la tempistica indicata dal ministro Boschi possa essere rispettata. Il 2015. Va bene, ci fermiamo per la pubblicità. Saluto il professor Brancaccio, grazie per essere stato con noi. Ci vediamo subito dopo, naturalmente, e continuiamo a parlare anche di lavoro, tra l'altro, non abbiamo parlato molto. Fra poco. Allora, di nuovo in onda, ieri doveva essere anche la giornata del Jobs Act, cioè dell'ampio pacchetto di riforme che riguardano il lavoro. In realtà anche il Jobs Act è rimandata, una delega così, però ci sono alcune misure che riguardano il lavoro che sono state invece inserite in un decreto. Una di queste, la ricordava prima, mi sembra, Faraone, è il fatto di innalzare la possibilità dei contratti che prima erano solo per un anno, quelli senza, si chiamano causali, poi Martone mi dice se ho sbagliato o no, cioè quelli che non hanno una motivazione specifica, sono dei contratti, quindi da più flessibilità, dei contratti a termine che erano più ridotti nel tempo, adesso invece sarebbero allungati. Allora, volevo chiedere a Ravoni, su questa parte qui, qual è la tua impressione? Questo pacchetto per il lavoro avrà delle difficoltà? È una scelta più minimale? Degli effetti però positivi per le imprese? La maggiore flessibilità? No, è una scelta indispensabile. Nel senso, Renzi sa perfettamente, o qualcuno gliel'ha spiegato, o qualcuno gliel'ha detto, che per ottenere, bastava leggere i giornali comunque, non è che per ottenere elasticità sul deficit deve introdurre riforme strutturali. La riforma strutturale sulla quale si stanno sgolando gli eurocrati di Bruxelles dal 2000 in avanti, cioè da Lisbona in avanti, è la flessibilità del mondo del lavoro. L'Italia ha fatto varie riforme del mercato del lavoro, adesso Renzi ne sta una facendo... Una l'ha fatta anche Martone. No, infatti non lui è lui il docente, cioè nel senso siamo tutti alunni di fronte a lui. Il passo successivo è questo qui, che deve presentarlo a Bruxelles nel migliore dei modi, perché a quel punto ha flessibilità sul deficit. Perché come hanno fatto la Spagna e il Portogallo, che hanno fatto delle riforme del lavoro. Molto. No, la Germania prima di tutto. Sì, certo, no, ma adesso in questa tornata di crisi sono state, mi sembra, Spagna e Portogallo. Allora, Martone, questi segnali e il rinvio ad una delega invece e comunque a un percorso un po' più lungo e diverso per il Jobs Act, che impressione le fanno? Lei ha subito tutti gli strali poi della riforma Fornero, ne è stato cancellato un pezzetto. No, ha avuto il grande onore di servire il paese. Io credo che di nuovo abbia dimostrato una grande abilità sia sotto il profilo strategico che tattico Renzi, nel senso che per quello che riguarda le questioni del lavoro ha scelto di intervenire in maniera molto intelligente, anche se minimale, su alcuni di quei vincoli burocratici che, a dire il vero, alcuni erano stati introdotti dalla riforma Fornero, che bloccavano le assunzioni nella parte relativa alla flessibilità di entrata, e quindi ha scelto di intervenire su apprendistato e contratto a termine allungando le causali, cioè la causalità del contratto a termine per i primi 36 mesi e rimuovendo gli intervalli. Due interventi che mi vedono molto d'accordo, perché in un momento nel quale c'è la crisi economica ed aumenta la disoccupazione è importante rendere più semplici le assunzioni, e questo, a dire il vero, non ho mai fatto mistero di avere una visione diversa da quella del ministro Fornero, anche quando era condizionata ero al governo, che invece aveva un'idea di promuovere la flessibilità buona a discapito di quella cattiva. Questo può andare bene in un momento in cui l'economia cresce, in un momento in cui l'economia viceversa soffre, è importante dare canali di accesso chiari. Anche perché l'apprendistato, che doveva essere la vera porta di accesso, e che sarebbe giusto che fosse la vera porta di accesso al mercato del lavoro, è molto complesso perché è disciplinato anche dalle regioni, e quindi finché non modificheremo il titolo quinto l'apprendistato sarà sempre una porta d'accesso complessa perché legata a diversi soggetti che la disciplinano. La scelta, dopodiché, forse poteva avere da questo punto di vista un po' più di coraggio, però invece è stato molto pragmatico e ha preferito rimettere alcuni degli argomenti più importanti nella delega sul lavoro.
Ora, una legge delega è di nuovo un percorso che è facile quando viene annunciata in conferenza stampa, è diverso perché deve essere approvata in Parlamento, ed in Parlamento ogni volta su un tema caldo come quello del lavoro ci saranno possibili modifiche e interventi, anche perché si è parlato e si è messo molto l'accento, in maniera che io condivido molto, da parte del Ministro Poletti, anche sul tema, per esempio, dell'obbligo da parte dei percettori di sussidi al reddito, dell'indennità di disoccupazione, di lavorare. Che ancora su questo però appunto, un argomento questa è la parte che è stata rinviata, che potrebbe riportare, simile a quello dei mini job, che sicuramente susciterà dibattito sul quale sarà importante discutere. Dopodiché ci sono altre cose positive. Io che trovo che l'intervento sulla maternità per quello che riguarda i lavoratori autonomi, le partite IVA, sia un intervento importante. Quindi a me sembra che l'equilibrio sia stato fatto in maniera intelligente. Certo, non ha rischiato, mentre nel momento in cui si mettevano 10 miliardi di euro sul piatto forse si poteva fare qualcosa di più. Da questo punto di vista ricordo che quando si fece quella famigerata riforma del mercato del lavoro, in cui si toccò l'articolo 18, si modificò gli ammortizzatori sociali e si fece tanti altri interventi difficili, c'erano solamente 2 miliardi di euro per accompagnare l'implementazione della riforma. In questo caso, per l'abolizione delle causali sul contratto a termine, il governo disponeva di 10 miliardi di euro. Torniamo all'invidia di Martone, da cui eravamo partiti scherzosamente. Però anche l'ammirazione per il coraggio di Renzi di andare contro tanti tabù preconcetti, l'Europa non ce lo consente, di farlo a prescindere da tutto. Allora, però, tutto il ragionamento che è stato fatto lo condivido. Il problema è che noi stiamo facendo un'operazione che è molto più ambiziosa rispetto a una modifica normativa del tema del lavoro e quant'altro. Noi stiamo cercando di rompere le barriere che ci sono ancora oggi da un punto di vista normativo tra ciò che è la scuola, ciò che è il lavoro e ciò che è la pensione. Noi abbiamo un sistema diviso per compartimenti stagni ancora qui, figlio di una società che è totalmente passata, in cui queste fasi della vita di un uomo erano nettamente separate, per cui la scuola forma è come se dovesse formare fine a se stessa e non per creare dei lavoratori. Il lavoro esistono disoccupati di serie A e di serie B, perché ce ne sono alcuni che hanno diritto all'assistenza, altri che non ne hanno, e la pensione che è diventato un fatto che dovrebbe che tagliate sulla pensione ci sono però, sul però, tema noi stiamo cercando il tema poco fa lo diceva Tito, è un piacere ascoltare. Noi abbiamo la necessità di rendere tutto più flessibile, tutto più elastico, tutto più in osmosi. Le tre fasi della vita sono tre fasi che sono ormai oggettivamente in osmosi, e quindi dobbiamo creare un percorso normativo che certifichi questa osmosi per le tre fasi della vita. Dobbiamo su questo, senza svilire il tema della concertazione, il tema della concertazione c'è, come la democrazia, il Parlamento. Poco fa sono stato attaccato perché ho detto ci pensiamo noi sul tema delle coperture, forse è stata un'espressione eccessiva, però dall'altro lato è anche vero che qui c'è una democrazia in questo Paese, in cui alla fine molto spesso non si decide, c'è una discussione continua, una continua concertazione dentro le forze politiche con i sindacati, alla fine non si decide. Noi dobbiamo rendere virtuosa questa democrazia, perché si discute ma quindi si decide. Insomma, mi pare di capire per da quello che dice Faraone che comunque il metodo resterà quello, ascolterete ma non ci saranno gli incontri con i sindacati per galleggiare. Il nostro problema è stare in sintonia con il Paese, non di stare in sintonia con i sindacati. No, e quindi io credo, ad esempio, poco fa abbiamo parlato di abolizione del Senato, se chiedete agli italiani, 99 italiani su 100 vi dicono che il Senato va abolito. Il nostro problema è stare in sintonia con quei 99, non con i 99 senatori che vogliono stare in piedi su 100. Per cui chi poi vorrà far cadere Renzi o questo governo, in virtù di un'impostazione di conservazione e non di sintonia con gli italiani, si assume le sue responsabilità con le urne e anche dentro il Partito Democratico e nei sindacati. Ho fatto l'esempio del Senato, lo posso dire e lo posso fare anche in tema di lavoro, lo posso dire in tema di IRPEF, di IRAP. Noi la questione di stare in sintonia con il Paese mi sembra che sia profondamente democratico e non un fatto di plebiscitarismo o altro. Bisogna avere la forza, però. Secondo me c'è una prima parte che è ragionevole. Cioè, è vero che i sindacati non sono più rappresentativi, diciamo, del Paese e soprattutto dei lavoratori. C'è un dato, la CGIL, 5 milioni di iscritti, 5 milioni e 2 milioni 9 e passa sono pensionati.
quindi evidentemente c'è un elemento. Dopodiché anche il ragionamento, noi siamo in sintonia con il Paese, anche quello è un po' rischioso, perché se l'idea è quella di assecondare le pulsioni della gente, diciamo, questo viene meno il ruolo di una classe dirigente. Poi perché diciamo, il Paese è tante cose, sì, forse lo dimostra anche un messaggio, diciamo, che abbiamo ricevuto. Una classe dirigente deve fare quello che ritiene sia utile per il Paese, però, e non quello che la gente ritiene che sia utile. Quello che un perché tempo sennò era populismo, anche da me considerato populismo, oggi è molto razionale di fronte a certi sprechi della classe politica, di fronte al fatto che, ad esempio, come si può continuare a garantire un'idea di cassa integrazione in deroga che tutela soltanto alcuni disoccupati e ne tiene fuori degli altri? Certe cose sono razionali. Però ecco, il punto è che forse c'è una complessità, sicuramente anche dire gli italiani non è dire tutte le stesse cose, lo dico perché a proposito della nostra discussione di prima sulle partite IVA è arrivato un messaggio di un lavoratore a partita IVA, anzi una lavoratrice, che dice: però ricordatevi che esistono tante partite IVA che sono finti dipendenti, pagano le tasse e non hanno nessuna tutela, e a loro non arriva il beneficio dei 10. Infatti devono diventare dipendenti, lì il problema è che il datore d'accordo di lavoro. D'accordo, questo però è per dire che gli italiani, insomma, dire gli italiani tutto un blocco poi ha i suoi rischi. Ci fermiamo qui. Grazie per essere stati con noi. Dopo di noi c'è Coffee Break e Omnibus torna domani. Buona giornata.